È sicuramente una grande sfida, è un progetto molto ambizioso, sono molto felice di prenderne parte. È sicuramente una sfida che necessiterà l'aiuto di tutti, dalla fondazione, del comune, della città, dei cittadini, perché i nostri scopi sono scopi molto importanti. Vogliamo proporre Arezzo come città della musica classica in Italia, vogliamo proporre progetti internazionali e quindi sicuramente non sarà facile, ma le premesse ci sono e mi auguro con tutto il cuore che i nostri progetti riescano al meglio. Secondo appuntamento con l'Arezzo Youth Music Festival al Teatro Petrarca, che intende accendere i riflettori sulla musica classica rendendola fruibile in tutte le sue declinazioni. È un festival giustamente dedicato ai giovani, per i giovani e io dico anche con i giovani, nel senso che loro ne fanno parte non solo come spettatori nello spettacolo che è poi la parte emergente del festival un po' per tutta la città, ma ne fanno parte perché prima di ogni concerto c'è una condivisione dei temi, delle sensibilità e delle capacità di ascoltare e sentire la musica che Giovanni Zanon porta nelle classi dei licei e degli istituti superiori. Questo è stato un po' il mantra dell'Arezzo Youth Music Festival numero uno e lo sarà anche per il secondo anno. La mia raccomandazione è questa: i ragazzi poi si appassionano a questo tipo di coinvolgimento, ma vorremmo che questa parte che è dedicata a loro comunque fosse condivisa anche dagli adulti, che quindi sono fortemente invitati e raccomandati a venire a sentire questi bellissimi concerti. Lei ha detto in conferenza stampa che tutto il comune, non solo la fondazione, è interessato a questo progetto. Sì, certamente le decisioni che prende la fondazione vengono prima vagliate dalla giunta, che molto spesso dà indicazioni su questi argomenti, e ringrazio in particolare l'assessore Tanti che con l'assessorato alle politiche sociali e scolastiche ha contribuito non soltanto ad aprirci il mondo della scuola ma anche poi a finanziare una parte di questa stagione. Si inizia sabato 23 ottobre con un concerto dedicato alla città, protagonista l'Orchestra Giovanile di Arezzo, che raccoglie i migliori talenti della zona, ed era proprio una dedica che volevamo fare alla città. Successivamente si continuerà dal 30 ottobre in poi con concerti cameristici, quindi con un trio, un duo e poi infine un quartetto che chiuderà questa seconda edizione. Io credo che i giovani bisogna coinvolgerli nel modo corretto e per coinvolgerli bisogna andarli a prendere, tra virgolette, bisogna andarli a cercare nelle scuole, bisogna mostrare loro la bellezza della musica, la bellezza di questa grande arte e sono sicuro che ne verranno assolutamente affascinati. Durante il festival non ci si limiterà a suonare al Petrarca, ma gli artisti che partecipano faranno degli incontri in alcune scuole aretine dove si affronteranno questi giovani artisti con i ragazzi sui temi più semplici di che cosa vuol dire un impegno, che cosa vuol dire studiare e credere in un obiettivo da portare a fondo, e loro porteranno la loro esperienza di musicisti che hanno studiato da sempre per portare in fondo questo sogno. Questo è un modo per renderli più vicini e umani a delle generazioni che magari non hanno mai preso la classica come una forma d'arte che li può interessare.